Malanga. Professor Malanga? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, salve, mi dica. Allora, professore, lei mi sembra che sia conosciuto come uno dei più grandi esperti di interferenza aliena. Sì, lo sono stato, diciamo così, perché ora credo che il problema sia abbastanza risolto e quindi... Cioè, in che senso è risolto, cose. Scusi? Nel senso che dopo 25-30 anni di studio e di lavoro siamo riusciti a comprendere che cos'è l'interferenza aliena, se effettivamente esiste, come funziona, chi sono gli alieni che vengono su questo pianeta, come fanno e come liberarsi anche di questo problema e cosa vogliono. Addirittura, ma innanzitutto esistono gli alieni? A voglia, ci sono diverse razze, sostanzialmente in pochi secondi, sì. Diverse razze che vengono su questo pianeta perché interessa a loro una cosa che noi abbiamo e che loro non hanno. All'interno degli studi che abbiamo fatto sì. con le ipnosi regressive, sì. circa 3.600 persone, sì. siamo riusciti a verificare che in ipnosi regressiva il soggetto è fatto di tre cose dentro di sì. sé. All'interno del profondo di ognuno sì. c'era una parte che parlava con una coscienza particolare a cui noi abbiamo dato un nome convenzionale sì. e il nome convenzionale era di parte animica. Quindi avevamo visto che c'era una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale. In parole poverissime, sì. la parte animica non era caratterizzata dall'asse del tempo, quindi era sostanzialmente immortale. Da quel punto di vista l'alieno cosa voleva? L'alieno voleva questa cosa che noi abbiamo e che lui non ha. Cioè? In parole povere, l'immortalità. Cioè l'alieno si introduce nel nostro cervello per avere l'immortalità, ma noi nemmeno abbiamo l'immortalità però. Certo. All'anima, dice lei, l'anima. No, sì, non abbiamo l'immortalità perché la parte animica entra all'interno del nostro contenitore per fare proprio l'esperienza della morte, perché attraverso l'esperienza della morte comprendere come la morte in questo universo non esista. Scusi, ma allora non ho capito che cosa vogliono questi alieni. Scusi. Cioè, gli alieni hanno paura di morire. Sì. L'alieno ha paura di morire. E dunque morire. Si sarebbero introdotti nel nostro cervello per fare cosa? Il loro tentativo sì. è quello di tentare di prendere la parte animica, che è un gruppo di vettori e di tensori, e di utilizzarla per non morire. Sostanzialmente è come una specie di distributore di benzina che non finisce mai. Ma ogni tanto rapiscono questi alieni? In Italia le vecchie ipotesi che noi avevamo fatto statisticamente erano sopra l'1%, quindi l'1% degli italiani ha questo problema. In America Bud Hopkins, che si interessava di questo problema... Cioè l'1% degli italiani è stato rapito dagli alieni? Va bene. Assolutamente sì. Ma rapito, da che punto di vista? Cioè rapito il cervello? Rapito il cervello, fisicamente? Tutto. Che cosa? No, il cervello. Aspetta. Dunque, no, esistono due tipi di rapimento. Il primo è in solido, cioè si apre una finestra spazio-temporale, questi arrivano, portano la loro essenza nella tua camera da letto, sostanzialmente, e ti portano poi sulla macchina sì. volante e fanno delle cose. Sulla macchina volante? No, io aspetto, d'accordo, va bene, perché c'è l'altro che dice aspetta, io aspetto. Lei ha avuto queste esperienze? Siamo arrivati alla macchina volante, va bene, per carità di Dio. Non ho avuto queste esperienze. No. E altre persone volante. Invece hanno avuto esperienze di macchina volante? Assolutamente sì, d'accordo, la macchina volante. E lei come l'ha scoperta questa cosa? Con l'ipnosi oppure attraverso altre cose? Microspie, che ne so? Microspie, va dunque, bene. La fa intercettazione? Aspetto! Il problema è legato al fatto che i soggetti che hanno questa problematica hanno ovviamente anche tutta una serie di microchip che si sono incastrati nel loro corpo. Ecco, questo lo sentivo anch'io, perché il microchip mi sta dicendo una cosa dentro di me. Comunque, ma in che modo si sono incastrati questi microchip? C'è una presenza aliena che... Aspetto, va bene. Sono posizionati in alcune parti del corpo e servono per monitorare il soggetto, che viene poi preso e ripreso a più riprese, se così si può dire, in tutta la sua vita. Ma chi le piazza questa qua? Gli alieni, queste microspie? Beh, certo, chi le piazza? Sì, assolutamente sì. Assolutamente si caratterizzano dal fatto che si vedono la risonanza magnetica nucleare. Ma ci sono pericoli? No, sono pericoli perché mi girano le palle. Questa è l'unica roba aliena che sento dentro di me adesso. Assolutamente. Ecco, no, assolutamente. Certo, mi girano proprio veloci. Aspetta. Soggetto che viene addotto, si dice così, io sto per essere addotto, perde sostanzialmente la capacità di vivere una vita libera, perché dentro di sé c'è tutta questa serie di... E io dentro, infatti, ho non tecnologie, proprio una rottura di palle. Lo fanno comportare in un modo completamente diverso. Ecco, esatto. Cioè, ma quante persone ci sono in Italia in questa condizione? L'1% degli italiani. Le prove scientifiche che possono essere messe a disposizione sono talmente tante e talmente importanti. Cioè, ma lei sta dicendo una cosa delle cose abbastanza sconvolgenti. Cioè, lei sta dicendo l'1% della popolazione italiana è posseduta in parte dagli alieni, giusto? Esattamente sì.
A me manda i matti la macchina aliena. Io vi chiedo veramente scusa, ma la macchina scusi, aliena spieghi un po' allo mi scettico. Fa girare i coglioni allo scettico. Ah, ha parlato quello. Ah, l'altro Cruciani invece no, crede alla macchina aliena. No, signor io Cruciani, dico, spieghi a Parenzo la macchina aliena. Ecco, mi spieghi la macchina aliena per cortesia, perché a me questa cosa qui le assicuro, ma con rispetto, io aspetto, ma questa cosa mi manda i matti la macchina aliena. Certo. Anche perché ho preso la patente da un anno e mezzo io. E lei pensa che ci siano delle macchine aliene che c'è degli UFO praticamente che arrivano sulla Terra? Ovviamente sì. Cioè, allora, praticamente per fare queste per entrare nel nostro cervello questi alieni si poggiano con una macchina, con una specie di astronave. Anche. Lei ha mai avuto, scusi se glielo chiedo, dei problemi in famiglia, di qualche disturbo, magari di qualche depressione? No, mi dispiace. Nessuno. Scusi, ma è vero che questi alieni mettono, detto che mettono le microspie, i microchip nella testa, ma anche in altre parti del corpo? Le introducono in altre parti del corpo? Te lo dico io dove ti introduco tra un po' il microchip, te lo dico io, guarda, se continui. Del corpo. Sì, sì, cioè, dove? Sostanzialmente nel quello che noi abbiamo potuto vedere, insomma, sì, nello stomaco, di fronte alla ghiandola pineale, Supposte praticamente, quelle che sono supposte. Nelle gambe? Nell'alluce del piede, solitamente il sinistro. Nell'alluce del piede mettono i microchip. Ma chi mettono? Cosa stai chiedendo? Ma quale cosa dici? Perché nell'alluce, professore? Scusi, perché nell'alluce? Non ne ho la più pallida idea. Indaghiamo su questo. Indaghiamo, apriamo un fascicolo, facciamo uno studio sul perché l'alluce e non il pollice, ad esempio. Sì, o il dito medio. Comunque, perché non lo mettono nel dito medio? Non lo mettono nel dito medio, ma lo mettono tra il medio e l'indice. Hai capito. Comunque, la serietà è incredibile. Allora, il professor Corrado Malanga ci rivela l'1% degli italiani. Cioè, come di Alberto Sordi. L'1% degli italiani è visitato dagli alieni, rapito dagli alieni, giusto? Sì, con le macchine aliene. Giusto, confermato, tutto confermato. Almeno l'1%. Almeno, ma non ci arrivederci. Salute, arrivederci, buon lavoro.